mia. Così il profilo va bene. Così. Oppure così. Ecco. Quanti giorni è che c'è? Facciamo dopo. Lei non la prende, eh? No, non è che la prende. Pronti? Dai, vieni qua, cominciamo a intervistare. Dai. No, fa fatto. C'è qualcuno che vuole fare delle dichiarazioni? Dai. Loro tutti. Benissimo. E anche di qua tutti. Va bene. Aspetta che arriva lui. Giorgio. Aspetta. Ecco. Sto rimettendo le cose a posto. E via. Buonasera. Buonasera. Allora, noi siamo di Alba Mediterranea, come spiegavamo prima all'amica, e abbiamo saputo di questa vostra postazione, siamo qui per farvi un po' di domande, far capire alla gente che ci segue che cosa state facendo e perché. Intanto da quanto siete qua? Da 16 giugno. E dormite qua proprio? Sì, dormiamo qua. Dormiamo. Ma quanti siete più o meno? Siamo 60-70. Ma fate a turno, state sì, qua sì, oppure? A turno, beh, qualcuno va a lavorare, qualcuno va a riposarsi, qualche casa, qualche cantina, non so dove andare. Ma voi siete tutti stati sfrattati oppure tutti avete sfrattati. Qualcuno sfrattati, sì, qualcuno no? No, quasi tutti, no, qualcuno sì, quasi tutti sono sfrattati. Da chi? Scudivo. Da chi? Ma da chi e perché? Comune, dei padroni comune, di casa. Sì, perché sono i padroni di casa? Perché non pagavate? Il papato? Ma no, il papato no, diciamo i padroni che... Il papato in questi ultimi anni ha aumentato enormemente i costi degli affitti, quindi per il bene del popolo, per inteso, certo. E per il massimo rispetto della divinità. Certo, e quindi quello. Insomma siete qui per cercare di fare cosa? Cerchiamo di ottenere, se possibile, una casa del comune, come essere comunitari che hanno avuto tutto fino adesso, anche noi vogliamo qualcosa, anche noi, mi sembra una cosa chiara. Certo, ma riferisce... non vogliono loro, ma noi non loro signori non vogliono questo, non vogliono. Allora, ma lei si riferisce alla delibera di Marino di febbraio che ha fatto passare i Rom come residenti? Sì, e quindi anche loro hanno diritto ad avere una casa, lo sapevi questo? Sì. Ma loro non ci vogliono stare nella casa, no. Perché le rovinano, no, poi le vogliono, poi le affittano. Ah, ecco, l'affitto da loro, loro, ecco, oh. Appunto. Dopo vogliamo una casa, se è possibile. Come tutti diciamo non so che politica sta facendo il nostro Stato. Il comune italiano di favorire facendo, gli altri. Voi ce l'avete di danneggiare il popolo italiano. Voi ce l'avete con Ignazio Marino o con non l'abbiamo con la politica italiana. Male. Con la politica italiana che non so che cosa sta facendo. Contro gli italiani, contro i romani. Quindi razzismo alla rovescio. Alla rovescio. Ossia, cioè a danno degli italiani e a vantaggio degli stranieri. Allora, io a te ti do 35 euro, più ti do un appartamento o un casale o dove devo abitare. Noi italiani non becchiamo i 35 euro, nello stesso tempo non ce l'hanno casa, non danno niente, non vedo il motivo, un rapporto non c'è.
porta. Sì, la porta, tutti quelli che ci mangiano in bravo, mezzo. Bravo, bravo. Ma hanno già cominciato i lavori qua? No, hanno già finito perché già è pronto, Ah, pronto. Quindi hanno restaurato. L'hanno lasciato perché c'è qualche cosa amministrativo che non è andato bene. Ah, ecco, se c'è qualche tangente di meno che è stata data in meno a qualcuno. L'immobile è già pronto per raccogliere. È prontissimo, già hanno fatto i bagni. Dovrebbero venirci? Un centinaio. Ma cosa hanno sistemato? Quindi è una specie di albergo, hanno fatto tante albergo, stanze. Sì, c'hanno il bagno con la stanza, il bagno pubblico. C'è il bagno pubblico. Come? No, no, ci stavamo a cagare tutti assieme. No, 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 noi andiamo a cagare tutti insieme. Noi andiamo ai prati. Questi c'hanno il bagno. Allo spirare dei venti. Con il parquet, tutto quanto. Ogni stanza, hanno fatto delle stanze che c'hanno 3-4 castello. Ma quel parquet se serve per farci il fuoco, sì. Si può entrare? No, non fanno entrare. Chiuso? È chiuso, non fanno entrare. No, dico, quel parquet serve per farci il fuoco, sì. Per loro sì. Loro sicuramente lo fanno. Dopo il terzo giorno è già tutto bruciato. Tutto quanto. Hanno sistemato tutto con bello, fa la mensa, metteranno il televisore, fanno tutto normale. Lo vogliamo. Vabbè, quindi non sono appartamenti, sono stanze però. Sono stanze. Quindi voi, per voi andrebbe bene una stanza invece dell'appartamento? Sì. Oh, questo è importante. Sì. Quindi sareste disposti ad accettare una collocazione anche se diciamo a lungo termine qua dentro? Il meno lungo possibile, ma è il momento, mi accontenterei anche di diciamo, sotto i ponti. Bravo, ecco. Bravo. Voi come state messi adesso? Eccoci qua, come stavamo messi. Ma prima di venire qua, dove stavate? È una casa, a casa loro, no, non ci hanno sfrattato. Quindi è tutta sfrattato. Roba recente, tutti quanti recentemente si sono recenti, 7 mesi, 6 mesi, poi uno si collega diciamo a casa del fratello, certo. Poi il fratello dice, guarda tutti i coglioni, quello della cognata, quell'altro del fratello. Ossia è collegato un po' così, si arrangia, ma quanto l'italiana. Puoi durare a fare sta vita? Non puoi andare ospite fisso del fratello. E allora niente. No, perché poi nascono anche le inimicizie. Ma non esiste che io vado 3-4 mesi a abitare con un fratello. Qui vogliamo scherzare. Allora, ognuno a casa sua. Esattamente. Soprattutto in Roma. Vabbè. No, perché io lui mi ha bloccato, io volevo chiedere, ma in questa televisione c'è il rame? Che io metto lo dice da levarlo. Poi il giorno dopo sì, lo levo tutto. No, allora. Dimmi, salutiamo, vai. Salutiamo l'amico. Certo, sto qui a riprendere la cosa. Amici miei. Grazie mille. Allora, c'è qualcuno che vuol dire qualcos'altro? Andiamo a sentire. Non lo so. C'è qualcuno che vuole parlare? Scelga. Che vuole dire qualcosa? Secondo me. No, non ti preoccupare, già è uguale, sono tutti. Vabbè. Tanto è questo. E quello è. Perfetto. Ok. Vabbè, quindi, no, un attimo, volevo solo ancora capire. Quindi voi perché avete pensato di venire qui e non da un'altra parte? Perché qui diciamo. Cioè di queste situazioni in giro per Roma ce ne sono tante, no? Come no, mai? No. Abbiamo da dimostrare al comune o al governo che questi gli danno appartamenti, diciamo, anche provvisori, tutto quanto. E noi italiani stiamo qui, dormiamo nelle tende. Sì, ma perché qua e non da un'altra parte? Beh, è stata una scelta? No, una scelta perché c'è un motivo particolare oppure no, è capitato? No, è capitato, sul sito si sapeva che qui venivano 100 extracomunitari e siamo venuti qua perché c'era il posto, tutto normale, stavamo qua. Un'altra domanda, com'è che c'è un gruppo qui e un gruppo a 2 chilometri di distanza? Quelli non vogliono noi italiani e no extracomunitari, non vogliono nessuno. Ecco. Che hanno le ville intorno qui, zona, ho capito. E non vogliono nessuno. Non vogliono diciamo che sono i villani, bravo, villani. Bravo, perché bravo. C'è un centro d'accoglienza. Certo. Ma più che altro penso che non vorranno, speriamo che non vogliono più extracomunitari italiani. Certo, no, però non vogliono nessuno.